Napoli, ischitana narcotizzata e derubata da tassista abusivo, la denuncia dei familiari, l'onorevole Borrelli, inaudito tutto questo. Guardia costiera, salvataggio nella baia di Sorgeto, il soggetto è stato recuperato a bordo del battello SAR ed è stato trasportato in ospedale. Capri, risolta l'emergenza idrica, l'annuncio del prefetto nel pomeriggio, ripristinata la condotta danneggiata. Tennis Ischia, oggi la seconda giornata, domani le finali, domani mattina alle 9 in diretta su Teleischia, le finali delle Final Four. Buonasera amici Teleischia e ben ritrovati con il telegiornale di l'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Iniziamo subito nei fatti di cronaca perché venerdì mattina una donna residente ad Ischia ha preso l'aliscafo delle 8.40 per raggiungere poi la stazione centrale con destinazione Milano dove ad attendere ci sarebbe stato il figlio. Giunta al Molo Beverello, la donna è stata avvicinata da un tassista abusivo che le ha chiesto se avesse bisogno di un taxi. O il taxi abusivo, dobbiamo campare anche noi. Dopo aver ceduto alle insistenze dell'uomo, una volta salita sulla vettura, le viene offerto anche un caffè. Nonostante il diniego iniziale, l'uomo è sceso a prendere un caffè per lui e lo ha portato anche a lei in macchina. Il caffè era lungo e dal sapore strano, dirà poi la vittima ai carabinieri. Da quel momento la donna non ha più memoria di cosa le sia successo. È stata ritrovata in stato confusionale in una compagna nei pressi di via Nuova Poggio Reale, derubata di tutto, effetti personali, trolle e soldi. I familiari l'hanno raggiunta nella sezione dei carabinieri dove l'hanno trovata ancora in preda agli effetti delle droghe. Farfugliava e non riusciva a stare sveglia. Mia madre adesso è ancora un po' stordita, ha dichiarato Melania Di Meglio, ma una donna forte e molto reattiva. Vogliamo portare alla luce questo caso perché non vogliamo che capiti anche ad altre persone di trovarsi vittime di questi criminali. Per me è assurdo che in un luogo come il Molo Beverello presidiato dalle forze dell'ordine sia consentita la presenza di simili soggetti che, favoriti anche dal caos di tassisti abusivi, riescono a mettere a segno indisturbati le loro rapine. Puntano la vittima, la drogano e poi, come è accaduto a mia madre, la abbandonano come un rifiuto nelle campagne. Una cosa terribile. Dopo la denuncia da parte dei familiari, la donna della donna ischitana narcotizzata e derubata dal tassista abusivo a Napoli, di cui ora abbiamo letto la notizia, si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare il caso. Un episodio inquietante, ha commentato Borrelli, che fa orrore per la crudeltà con la quale questo criminale ha prima drogato e poi abbandonato in una campagna la vittima, senza porsi minimamente il problema di che fine avrebbe fatto. Seguiremo questo caso con attenzione fino a quando non verrà assicurato alla giustizia insieme ad eventuali suoi complici. Questa notte i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli. Poco prima un 25enne di Baranno si è presentato in ospedale autonomamente con ferite riconducibili alla deflagrazione di un ordigno esplosivo. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l'uomo in compagnia di altre due persone, uno 24enne mentre l'altro 27enne, entrambi di Ischia, avrebbero fatto esplodere un grosso petardo nell'area boschiva della località Fondo d'Olio nel comune di Casamicciola Terme. Il 25enne sarebbe stato così travolto dalla deflagrazione. La vittima è stata trasferita in prognosi riservata, non in pericolo di vita, nell'ospedale Cardarelli di Napoli. I tre, tutti incensurati, saranno denunciati per accensioni di esplosioni pericolose in concorso. Nel pomeriggio del 21 giugno la Guardia Costiera di Ischia si è resa protagonista di un salvataggio presso la baia di Sorgeto, in località Forio. Date le condizioni morfologiche della baia che rendono impossibile il recupero del malcapitato via terra, l'intervento si è reso necessario per coadiuvare il personale del 118 al recupero ed al soccorso del traumatizzato. Il soggetto è stato immediatamente recuperato a bordo del SAR, battello veloce via mare, che ha prontamente raggiunto la zona di assistenza e condotto presso il vicino porto di Sant'Angelo il soggetto per poi essere trasferito in ospedale. È stato finalmente risolto il gravissimo problema idrico che aveva coinvolto in queste ore l'isola di Capri, conseguenza del guasto verificatosi giovedì 20 giugno alla condotta adduttrice a Castellammare di Stabia. La società Gori ha completato il riempimento della condotta sottomarina per Capri ed ha avviato il servizio alle prime utenze. Si prevede che gradualmente possa essere regolarizzato il ripristino del servizio idrico alle utenze di Capri e Anacapri. La conferma è arrivata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, dopo aver sentito l'azienda idrica Gori nel corso di una riunione del comitato coordinamento soccorsi tenuto in prefettura, a cui hanno partecipato anche i sindaci di Capri e Anacapri. Il prefetto ha reso noto che il problema tecnico che aveva bloccato le forniture, una bolla d'aria nella condotta della terraferma, è stato risolto. Ascoltiamo.
Entro le ore 20 sarà ripristinato per intero il servizio idrico sia a Capri che ad Aracapri. Il guasto è stato superato, quindi queste bolle d'aria che si sono create all'interno della condotta, perché il guasto era stato già riparato nella giornata di ieri, però quando hanno promosso il ripristino del servizio idrico, si è creata questa bolla che ha provocato una serie di problemi. Problemi che sono stati superati non più tardi di 2 ore fa, motivo per il quale entro le ore 20 la questione si risolverà per intero. Nel frattempo però noi nella nottata, quando ieri sera ci hanno riferito di questa situazione, perché noi siamo stati informati ieri sera verso mezzanotte, era già attivo il centro coordinamento soccorsi qui per la questione dell'incendio, allora ci siamo fatti carico un po' di coordinare queste operazioni e disponendo nell'immediatezza anche l'uso di una nave cisterna o di due navi cisterne, che ovviamente in questo momento abbiamo interrotto la corsa di queste navi perché è ripristinato il servizio. Questi sono i dati come dire ad oggi. Il tema vero però è un altro, che ho detto, riferito a Lagori, ai sindaci, va predisposto assolutamente un piano B, perché non è possibile che Capri, Anacapri restino senza, come tante comunità e come anche i comuni della penisola sorrentina. Chi ha la responsabilità del servizio idrico deve farsi carico di un piano B, soprattutto per le isole. Martedì ho già convocato una riunione perché voglio integrare il piano di protezione civile con queste nuove misure. Ovviamente sarà la Gori a stabilire quali saranno queste misure e ci saranno riferite. Io immagino una nave cisterna ad hoc, delle autobotti che sono lì sul posto, perché noi per esempio da stamattina avevamo già predisposto 6 autobotti complessivamente, perché protezione civile regionale e altri soggetti, 6 autobotti, quindi io ringrazio davvero la Regione Campania per quello che sta facendo, ma anche i 2 sindaci che responsabilmente da stanotte siamo stati in collegamento, e perché c'era anche un altro problema che abbiamo superato subito che riguarda l'ospedale. Quindi il servizio idrico all'ospedale, abbiamo creato una lista di priorità, però il piano B è necessario. All'ospedale ha avuto problemi? No, non perché l'autobotte ha scaricato, ha immesso acqua nella cisterna, quindi no. Però tutto questo va inquadrato in una razionalizzazione e pianificazione dei servizi. Ora, al di là dei progetti di lunga, come dire, a lunga data, a lunga scadenza, come si suol dire, che riguardano lavori infrastrutturali e quant'altro, vanno ricercate soluzioni che nell'immediatezza possano sopperire ad eventuali guasti. Restiamo nel tema della crisi idrica nella penisola sorrentina e nelle isole di Capri, perché piovono disdette da chi ha prenotato nelle strutture ricettive extra alberghiere per i prossimi giorni e malumori di chi è già arrivato in queste ore. L'ABAC lancia l'allarme e chiede l'intervento del prefetto e invia ai portali online di prenotazione la richiesta di applicare filtro per emergenza non dipesa dagli host per evitare contenziosi. La conferma il presidente ABAC Agostino Ingenito. Ascoltiamo. La crisi idrica che si sta abbattendo in queste ore sta avendo ripercussioni molto serie per la penisola sorrentina e l'isola di Capri. In questo momento molti ospiti che avevano già prenotato strutture ricettive sull'isola di Capri sono bloccati al Beverello perché c'è in atto un'ordinanza del sindaco per un divieto di sbarco, e lo stesso si stanno avendo dei problemi anche in penisola sorrentina, sia per turisti già presenti nelle nostre strutture che, a differenza di altri alberghi, non hanno la disponibilità di serbatoi e cisterne per risolvere un'emergenza di alcune ore, ma che potrebbe protrarsi perché, malgrado la sistemazione della condotta,
pare che vi siano ancora problemi di flussi regolari di erogazione idrica. Ecco perché abbiamo chiesto un intervento del prefetto e chiediamo formalmente, l'abbiamo già fatto in queste ore con alcuni referenti locali e dei portali internazionali di prenotazione, perché applicano un loro filtro che è quello delle emergenze che non dipendono dal gestore ma da una contingenza come era successa per il Covid. Questo potrebbe consentire una rapida ricollocazione di questi ospiti che attendono al Beverello per strutture ricettive che avevano prenotato sull'isola, come anche per la penisola sorrentina, di poter essere ricollocati senza ulteriori oneri per i gestori e per gli ospiti in altre strutture disponibili presenti sul portale. E abbiamo inviato anche una nota al prefetto perché possiamo naturalmente rischiare di avere ulteriori problematiche nei prossimi giorni per una via di stagione che si risulta molto complicato. Proprio in queste ore è stato liberato quel tratto della costiera amalfitana tra la penisola sorrentina e appunto Positano, che ha determinato non poche problematiche di mobilità e non va ulteriormente bene da un punto di vista di mobilità sulla strada sorrentina, anche per le problematiche che ci sono per le targhe alterne, per l'intenso flusso di traffico che non può essere ovviato da un trasporto pubblico come quello della Circumvesuviana e del collegamento con i traghetti, comunque carente e non in grado di sopperire a questi flussi turistici. Un avvio di stagione complicato che ci auguriamo possa essere risolto quanto prima. Ancora una giornata di passione per chi oggi ha provato a raggiungere l'isola di Procida con traghetti da Pozzuoli con o senza auto. Difficoltà per procidani, turisti e operatori commerciali. Fermi Gestur e Medmar impegnati altrove, comunica l'isolano Giuseppe Giaquinto. Esaurita la disponibilità di Caremar dal primo mattino fino a sera per le tre corse uniche su Procida. I trasporti marittimi sono diventati una dannazione e ci sta chi continua a non vedere e finge di non sapere. Il commento laconico di Giaquinto affidato ai social: ci vogliono le barche a remi oramai. È ufficialmente iniziata l'estate, il porto di Ischia vede un gran via via di turisti pronti ad imbarcare, reduci dal soggiorno sull'isola e a sbarcare per chi invece è venuto per vivere una vacanza sull'isola. Abbiamo intervistato entrambe le categorie chiedendo ai primi come si fossero trovati, ai secondi le loro aspettative sul soggiorno. Per i dettagli, il servizio. Cosa vi aspettate da questa vacanza a Ischia? Ma un giorno di relax e di mare, una giornata tranquilla. Io a Ischia già vengo sempre in estate, una giornata tranquilla. Oh, ci affittiamo il motorino, ci andiamo a fare un giro, una colazione, qualcosa di sfizioso. Qualche punto bello di Ischia, perché ci ritornate? A parte la vicinanza, perché siete di Napoli, mi avete detto. Ma per il mare, per il clima che c'è, per fare qualcosa di diverso. Noi ci aspettiamo tanto divertimento, cioè che infatti siamo venuti apposta per questo, perciò vogliamo frequentare anche il porto perché sappiamo c'è più movida. Sicuramente divertirci insieme tutti quanti, e essere un bel gruppo unito e che si rafforzi ancora di più l'amicizia stando insieme in questi giorni. Cosa vi siete prenotati? Dove andrete? Andiamo a Forio in un ostello, quindi staremo anche con altra gente, meglio, ci divertiamo di più. Come è andato il soggiorno a Ischia? Il soggiorno direi che è andato molto bene, è un'isola molto bella, siamo all'hotel, un hotel in centro, l'hotel Terme Tirrenia. Direi che sono tutti molto gentili, il cibo direi molto molto buono. Le persone tutte molto disponibili, molto gentili, per cui direi senza dubbio un bel soggiorno. È sempre bene, sono comunque anni che vengo a Ischia, da quando sono piccolo, almeno una volta a estate venivo qua. È stato molto bello, noi siamo venuti, io studio in Inghilterra e siamo venuti da Roma però, perché sono venuta prima a Roma e ora ad Ischia. Mi sono divertita un sacco, mi è piaciuta l'isola. Ritornereste? Sì, decisamente sì, anche più di una volta.
Domenica mattina alle ore 9.30 si terrà una manifestazione davanti all'ospedale Rizzoli organizzata dal consigliere comunale di Forio Vito Iacono. Ci troveremo davanti all'ospedale Rizzoli, annuncia Iacono, per una manifestazione di solidarietà agli operatori sanitari ed ai degenti che hanno rischiato la vita nel crollo del 17 giugno per rivendicare il diritto alla salute sulla nostra isola. Come combattere le ondate di calore di quest'estate? Il dottor Virgili della farmacia Sant'Anna di Ischia consiglia di tenere sotto controllo le persone più fragili, anziani e bambini, e soprattutto bere molto. Si può ricorrere ad integratori a base di magnesio e potassio. Sentiamo. Come ogni anno, questo consiglio vale soprattutto per le, diciamo, categorie un po' più deboli a rischio, quindi gli anziani o persone che insomma sono degenti o afflitte comunque da particolari patologie. Si deve cercare di preservare l'eccessivo esporsi a certe temperature in certi orari. Purtroppo abbiamo anche l'esempio recentissimo di un paio di giorni fa di un malessere che ha colto un isolano che purtroppo è stato colto da malore e non ce l'ha fatta essere soccorso in tempo. E ovviamente l'unico consiglio che si può dare è sempre quello basato sul buonsenso innanzitutto, quindi qualsiasi tipo di impegno, sia di diletto come andare alla spiaggia, come di lavoro che comporti di stare in strada, se c'è modo di scegliere orari un po' più consoni a effettuare questi impegni. Quindi al mare evitare gli orari più assolati, per lavoro magari è un po' più difficile, chi lavora per strada è soggetto comunque alle solite abitudini. E ovviare, cercare di tamponare agli effetti negativi del caldo, assicurandosi di bere a sufficienza durante il giorno, che è un rimedio che sembra la scoperta dell'uovo di Colombo, ma rimane la cosa più semplice. Io a volte domandiamo anche in farmacia, quando ci chiedono degli integratori o qualcosa, la prima cosa che domandiamo: ma bevi a sufficienza? Vuoi un po' per le abitudini oggi del mangia del fast food oppure mordi e fuggi? Vuoi perché proprio per abitudini le persone proprio non riescono a bere più di tanto? Si sente gente che dice: sì, io due o tre bicchieri d'acqua al giorno li metto. Chiaramente si consiglia la prima cosa di cercare di cambiare le proprie abitudini alimentari, quindi introdurre più liquidi, chiaramente anche acqua è semplice, evitando possibilmente roba gassata eccetera, tanto bene non fa per altri versi, e idratarsi molto anche dal punto di vista alimentare, perché mangiare sufficienti dosi di verdura, frutta, che peraltro in questa stagione credo sia una cosa che è abbastanza invitante, al pari quasi delle pietanze classiche, male non fa. Quando poi le persone proprio non riescono a cambiare le proprie abitudini, esistono indubbiamente da anni svariati sistemi di integrazione che a noi stessi consigliamo solo quando c'è bisogno, perché una corretta alimentazione, un corretto stile di vita dovrebbe essere già sufficiente a superare queste difficoltà climatiche. E allora anche noi volentieri consigliamo questa integrazione con degli appositi preparati, che in linea di massima dovrebbero essere sufficienti anche solo i preparati salini, quindi l'introduzione di adeguate quote di potassio, magnesio, che non sono chiaramente controproducenti dal punto di vista pressorio, anche per chi soffre di patologie vascolari eccetera, e contribuiscono all'idratazione. È venuto a mancare nella giornata di ieri Michele Caputo, oculista che aveva 73 anni, è stato medico oculista di grande professionalità e capacità. Ma Michele, per chi lo ha frequentato, è stato un grande sportivo a 360 gradi, ricordo del direttore di Teleischi Enrico Buono. Tra i protagonisti del gruppo di giovani promotori che fece nascere il basket degli anni 70 sull'isola e le mitiche sfide tra Ischia Club e Ischia Basket. Ottimo giocatore di tennis e bravo calciatore. Sui campi di gioco fino ad una decina di anni fa, nelle sfide tra amici, riusciva sempre a farsi apprezzare per le sue capacità tecniche e fisiche. Aveva una grandissima peculiarità, la grande calma con la quale affrontava ogni situazione, riuscendo sempre con lucidità a trovare la soluzione giusta. Persona serena, disponibile e dei modi eleganti, lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto il piacere di frequentarlo e di conoscerlo. Alla moglie Assunta, ai figli Fabio e Federico, le condoglianze da parte di Enrico Buono, la signora Pina e di tutto lo staff di Teleischi.
Continuano a Casamiccio, nella chiesa del Buon Consiglio in Piazza Marina, i solenni festeggiamenti per il bicentenario della fondazione del Pio Sodalizio dei Marinai. Domani sera, domenica 23 giugno, alle ore 19.30 ci sarà la Santa Messa in piazza con l'incoronazione dell'immagine della Madonna del Buon Consiglio. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Villan e sarà trasmessa anche in diretta su Telischi. Nell'ambito dei festeggiamenti del bicentenario della Fondazione del Pio Sodalizio dei Marinai in Piazza Marina a Casamicciola, all'esterno della Chiesa del Buon Consiglio è stata allestita una mostra sui 200 anni di Casamicciola, della piazza e della chiesa tra fede e storia. Vediamo. Una mostra per raccontare com'era Casamicciola qualche anno fa e come lo è poi diventata nell'arco dei tempi, per ricordarla a noi casamicciolesi, ma anche per chi di Casamicciola in realtà non è. Allora, Maria Di Meglio, cosa rappresentiamo e poi quanto tempo poi ci è voluto per tirare fuori dagli archivi, anche dei privati, queste belle immagini che ci fanno fare veramente un tuffo nel passato? Allora, innanzitutto c'è stata una forte volontà sia da parte mia che del dottore Giuseppe Sirabella, che è un po' il nostro storico del gruppo, quindi veramente nel tirarle fuori da immagini private, come potremo vedere, da praticamente archivi, oggi per fortuna anche sul web, perché Casamicciola nei suoi albori è stata tra le più fotografate in quanto meta rinomata di turismo internazionale. Quindi c'è un'ampia, abbiamo dovuto fare una scelta che però diciamo fosse pertinente al tema che andavamo a trattare. Questa è praticamente una mostra che riguarda 200 anni di fede e di storia, cioè vogliamo in qualche modo spiegare appunto alle persone del posto che non ricordano o ai tanti turisti come siamo arrivati ad oggi come chiesa, come sodalizio e come cittadina. Quindi il filo storico parte, si trascorre, dove si arriva? Si arriva con le ultime foto agli anni 60, attorno a noi c'è una continua trasformazione, Piazza Marina si sta trasformando, quindi dalla Marina di Casamicciola, dove venne edificata la chiesa, alla Piazza Marina, perché in origine Casamicciola si sviluppava soprattutto nella parte alta e quindi era lì che si svolgevano le attività del paese, le attività principali del paese. La parte bassa era il luogo destinato praticamente alla pesca, alla navigazione e anche ai commerci. Infatti praticamente il vino con cui commerciavano i nostri con la terraferma veniva stoccato proprio sulle spiagge di Casamicciola. Quindi il terremoto del 1883 ha spostato tutto a valle? Ha spostato il baricentro praticamente, quindi l'attività, la vita del paese, anche per un fatto di sicurezza, si sono spostate in quella che era la Marina di Casamicciola, che pian piano quindi ha assunto la connotazione di Piazza Marina, dove dal 1824 c'era appunto la Chiesa dei Marinai, che è stata praticamente, a parte il centro del paese, anche un punto nevralgico per la ricostruzione, perché ricordiamo che dopo la distruzione della chiesa parrocchiale nel 1883 e fino alla edificazione della nuova chiesa, quindi che è stata poi inaugurata nel 1896, il parroco Morgera Venerabile è stato qui parroco e lui tra l'altro aveva una grande devozione per la Madonna del Buon Consiglio. Come è cambiato poi le epoche che sono passate, dalle carrozze che sostavano e passavano proprio qui davanti fino alla realizzazione del moderno passeggio e del corso di oggi? Assolutamente sì, c'è una situazione che ritroviamo per alcuni punti di riferimento, ma per altre situazioni è completamente cambiata, infatti lo vediamo nella mostra, quindi si passa dalla carrozzella al microtaxi e quindi arriviamo poi fino ad oggi. Dopo un lungo viaggio, la cagnolina Cumbia del programma di Canale 5 Striscia la Notizia è approdata ad Ischia per incontrare il suo nuovo padrone. Ai nostri microfoni il dottore Augusto Giorgiano ci racconta la storia di Cumbia e perché ha deciso di adottarla. Vediamo. Ve la ricordate la famosa cagnolina Cumbia direttamente da Canale 5 Striscia la Notizia? Siamo qui con il suo nuovo padrone. Ecco, parlaci di questa bellissima cagnolina che adesso, dopo un lungo viaggio, è ad Ischia. Ho avuto l'innamoramento proprio immediato con questa Cumbia guardando una trasmissione di Striscia la Notizia. L'innamoramento perché prima ricordavo un po' i colori del mio precedente cane, purtroppo che non ho più da novembre dell'anno scorso, e secondo perché è birbante e quindi mi è simpatica la cosa che faceva, solo che non avevo troppo pensato alle origini di questo cane, calabrese. Beh, la testa è dura, chiedo scusa ai calabresi, però significa che ha personalità, come diceva Pertini,
chi ha carattere ha un brutto carattere, ed è così, no? Perché altrimenti uno non ha carattere, significa che è troppo malleabile ed è sottomesso agli altri. Cumbia ha un forte carattere. Raccontaci di questo innamoramento. Quando guardavi Striscia la notizia ti è apparsa questa cagnolina e subito hai deciso che la volevi con te qui a casa tua? Certo, e quello che era simpatico era il modo di porsi sul tavolo dei due conduttori con Gerry Scott e la Michelle Hunziker. Loro offrivano in una cesta del prosciutto, facendo finta di non guardarla, si avvicinava, prendeva questo prosciutto in modo super veloce e scappava. Tanto è vero che Gerry Scott diceva: questo è un coyote, non è un cane. Se invece loro continuavano a guardarla, non si avvicinava. Insomma, alla fine, sa, come tutti gli innamoramenti sono così, non è che sono basati su qualcosa di scientificamente dimostrato. Mi fece subito simpatia e ho fatto la domanda, varie domande, e sono riuscito a ottenerla. E per me è una fortuna. Penso che anche per Cumbia sia una fortuna. Quindi formiamo una bella coppia. E dopo un lungo viaggio, eccola qui a Ischia, vicino a te. Come si sta ambientando nella sua nuova casa? Lei si è ambientato benissimo, perché già ha combinato vari guaietti giusti per la sua età, tipo mordicchiare alla grande un divano, spezzare praticamente un filo elettrico, non so come non sia saltato tutto l'impianto. E alla fine praticamente, ecco, sono un avambraccio torturato per delle affettuosità, no? Che salta addosso quando io ritorno dal lavoro, e quindi graffietti, morsetti, eccetera, eccetera. Però è sopportabile ed era previsto. Prima ti chiedevo che razza era e tu mi hai dato una bellissima risposta che probabilmente tutti dovrebbero dare quando hanno vicino a loro un cane. Sì, allora, anni fa, qualche anno fa, Albert Einstein, quando arrivò in America, tutti gli chiesero la razza, no? Perché all'epoca c'era questa pessima abitudine, aspettando la risposta di Einstein che dicesse ebrea. Lui disse razza umana. Allora io prendo a spunto da questo e quando mi chiedono la razza del mio cane, rispondo razza canina. Domani, domenica 23 giugno alle ore 20, presso i Giardini Ravino sarà inaugurata la mostra Sentinelle di Luce, i fari nel Golfo di Napoli in epoca borbonica, un'esposizione di 10 tavole originali dei fari realizzati dai Borboni e confluite nell'album dei fari del Regno d'Italia che fanno parte della collezione di Domenico Iacono. La mostra Sentinelle di Luce, i fari nel Golfo di Napoli in epoca borbonica espone le tavole dei fari di Nisida, di Capri, di Punta Campanella, di Castellammare, del porto di Napoli, di Baia, di Capo Miseno, di Procida e del porto di Ischia, e rappresentano un modello dell'ingegneria dell'epoca che contribuì ad incrementare e a rendere più sicura la navigazione nel Golfo napoletano. La pagina sportiva, perché si è conclusa la seconda giornata delle Final Four del campionato regionale Under 14 presso i campi da tennis del Tennis Club Lido Ischia. In vetta alla classifica della seconda giornata troviamo l'Accademia Tennis Napoli squadra A, che ha battuto nei due singoli e nel doppio la SD 2000 3-0. Segue in classifica il San Giorgio del Sannio, che ha battuto 2-1 nei due singoli e nel doppio l'Accademia squadra B. Domani, domenica, alle ore 9 ci sarà la finale che potrete seguire in diretta su Teleischia. Ma ai nostri microfoni ascoltiamo Federico De Angelis, delegato all'attività agonistica del Tennis Club Lido Ischia, che ci ha raccontato come sono andate queste due giornate e che è anche ci ha parlato anche della finale che ci sarà domani mattina. Ascoltiamo. Con Federico De Angelis per commentare come sta andando queste Final Four del campionato regionale Under 14. La prima giornata è andata molto bene. Devo dire che c'è stata grande sportività tra i ragazzi, grande agonismo. È stata una giornata molto interessante sotto il punto di vista tecnico-sportivo. Anche oggi ha ricalcato praticamente la giornata di ieri, quindi i ragazzi si sono comportati bene in campo, hanno dato il meglio di se stessi. In questo momento dietro di noi sta giocando un doppio decisivo che deciderà la classifica, se sarà primo o secondo una delle due squadre che sta giocando dietro di noi. Domani sapremo qual è l'esito e domani mattina alle 9 si svolgerà poi la fase conclusiva, dove le squadre partecipanti si rincontreranno per l'ultima volta e alla fine della mattinata avremo una classifica generale. Dobbiamo considerare
una cosa che su quattro squadre partecipanti in realtà si qualificano tre squadre. L'Accademia ad esempio ha due squadre, quindi per la macroarea, che sarebbe la fase successiva a quella regionale, se ne può qualificare una sola dell'Accademia. In ambito regionale resta la classifica che verrà determinata qui domani, ma in riferimento alla macroarea, che poi è la fase successiva al campionato regionale, avendo due squadre, una sola, quindi la prima delle due, si qualificherà per la fase successiva. Quindi in realtà le altre due partecipanti, indipendentemente dalla classifica che avranno domani, secondo o terze, si qualificheranno comunque alla fase successiva. Io invito tutti, perché è un evento unico, è la prima volta che si è fatto a Ischia una competizione del genere, e tra ragazzi può stimolare l'interesse di molti giovani che si vogliono approcciare a questo sport. Considerate che i partecipanti di oggi hanno un'età che va dai 13 ai 14 anni, quindi sono nella prima fase adolescenziale, c'è tutto il tempo per poter imparare e appassionarsi a questo sport. Io invito tutti, in particolar modo i giovani, ad essere presenti e a godersi di una giornata di sport e sicuramente di non solo di sport ma anche di sportività. Siamo quasi alla fine del nostro telegiornale, però prima di salutarci, spazio al meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa edizione serale del telegiornale di Teleischia. Per chi ci segue in diretta, vi rinnovo l'appuntamento prima con il telegiornale nella lingua dei segni e poi con la programmazione sportiva. Prima la partita del campionato di Serie D, Boreale-Ischia, e poi successivamente la trasmissione di A Bordo Campo il Commento. Grazie per averci seguito e buona serata.